paese è San Giorgio Albanese, che Don Vittorio Circhio, parroco del luogo, in un breve quanto interessante saggio datato 23 aprile 1986, descrive così a coloro che per la prima volta hanno la fortuna di fare conoscenza con questo centro piccolo come dimensione, ma certamente grande come generosità. Ecco come le parole di Don Vittorio appunto descrivono questo centro. San Giorgio Albanese è un ridente paese posto su fertili colline, coperte da biondi ulivi che si affacciano sulla valle del Crati e sulla celebre pianura di Sibari. Il paesaggio stupendo che si gode dalla piazza antistante la chiesa parrocchiale abbraccia la grande piana di Sibari, attraversata dagli antichi fiumi del Crati e del Coscile, antico Sibaris, da una parte lambita dalle acque cerulee del mare Ionio e dall'altra circondata da una corona della meravigliosa catena appenninica del Pollino. Il paese conta circa 1800 abitanti, in gran parte dediti all'agricoltura dell'ulivo e della vite, e presente, come componente sociale, un buon numero di professionisti e di giovani diplomati, purtroppo in cerca di occupazione. Grazie Don Vittorio, non solo per questi flash storico-geografici di San Giorgio, ma per quel delicato quanto sentito giovani diplomati purtroppo in cerca di occupazione. Grazie perché ha dimostrato come la Chiesa sia sempre vicina con tutti i mezzi a propria disposizione verso coloro che hanno bisogno e che soffrono, ma di questo avremo modo di parlare più avanti. Stanno lucando de bucur,
Io siamo figli meglio se chi sti bisogna, chi sti bisogna. Goi sembrando te sopra, goi sembrando te sopra, chi sti legna, chi sti legna. Stanno lucando tu bucur, stanno lucando tu bucur, stanno lucando tu bucur, chi sti bogna. Stanno lucando tu bucur, stanno lucando tu bucur, stanno lucando tu bucur, chi sti bogna. Thank you.
shesh për shesh, për kush na jeto desh, dhe fjallë na jatomi, se bashkë do të jetomi. E pen dora dora, me trumba e me kumbora, shim loti keqin na shkomi, ardresh na do t'i shkjomi. Yeah.
є, не п'яємо тверде, не п'яємо тверде. Урізаю, а є замреза п'є, не п'яємо тверде, не п'яємо тверде. Пердаю ромі, ме діялі не меші, ме паці кукурі, е паці кукурі. Пердаю ромі, ме діялі не меші, е паці кукурі, е паці кукурі. Dani por pak nam stjan Primi si skret Pres motin pres geren Ato ču ki ščoni e čoj veti me vere Grujem bu špi Prije prete vaj to Šurbene puno Ne gare nam čo Gondoni kaj burda Gondoni mene Seglio ti veni, vedi padroni, condoni grai pura, condoni mene, seglio ti veni, vedi padroni. Condoni mele, se gli
senza dubbio alcuno il momento più alto di aggregazione, di sfogo sociale per questa piccola comunità albanese avviene nei giorni in cui si svolge la festa in onore del patrono San Giorgio Megalomartire. Aprile al lunedì successivo, la terza domenica di maggio, San Giorgio mette in mostra il meglio di sé. Accoglie tutti i propri figli, vicini e lontani, che vogliono rivivere tutte quelle emozioni che solo la festa patronale riesce ad esprimere in tutta la sua compiutezza. Come tutte le manifestazioni storico-culturali che si rispettino, i festeggiamenti in onore di San Giorgio Megalomartire si perdono nella notte dei tempi. Un dato però è incontestabile, la partecipazione sentita e compatta da parte di tutti i suoi concittadini. Tutti vivari sono stati costretti a stabilirsi lontano da San Giorgio, in questo periodo fanno di tutto per rivivere con amici e parenti un momento che è molto difficile da descrivere con le parole. Ma chi è San Giorgio Megalomartire? In nostro soccorso giunge Don Vittorio Circhio, che in quel saggio già ricordato in precedenza, tra l'altro scrive: Giorgio, secondo la tradizione, nacque in Cappadocia da genitori cristiani. I genitori Geronzio e Policronia lo educarono religiosamente fino al momento in cui entra in servizio militare. Giorgio combatté il culto idolatrico, entrò nei templi pagani per bruciarli e malmenare i loro fanatici ministri, contemporaneamente egli distribuiva abbondanti elemosine ai poveri. La leggenda della fanciulla liberata dal drago per opera di Giorgio sorse in epoca tardiva. Sembra che il racconto di tale episodio sia nato al tempo dei crociati, dalla falsa testimone interpretazione di una immagine dell'imperatore Costantino che si trovava allora a Costantinopoli e dal panegirico fatto da Sant'Andrea di Creta. Il drago ucciso da Giorgio simboleggia il paganesimo contro il quale il santo impegnò, come già detto, una continua lotta. Il martirio avvenne sotto Daciano, imperatore dei Persiani, che però in molte recensioni è sostituito da Diocleziano, imperatore dei Romani, il quale convoca 72 re per decidere le misure da prendere contro i cristiani. Giorgio di Cappadocia, ufficiale delle milizie, distribuisce i beni ai poveri e davanti alla corte si confessa cristiano. All'invito dell'imperatore di sacrificare agli dèi si rifiuta ed iniziano le numerose spettacolari scene di martirio. Viene battuto, sospeso, lacerato e gettato in carcere, dove ha una visione del Signore che gli predice 7 anni di tormenti. Per ordine dell'imperatore viene gettato dentro una fossa piena di calce viva, dalla quale il martire uscì però sano e salvo dopo 3 giorni.
Nuovamente arrestato, fu condannato a camminare con calzature irte di punti arroventate dal fuoco, ma ancora una volta egli fu guarito dalle scottature. L'imperatore, vista la tenacia e la resistenza del santo, tentò di conquistare l'impavido giovane con la dolcezza. Allora il martire finse di cedere alle lusinghe del tiranno e fu quindi accompagnato al tempio per sacrificare agli dèi. Ma entrando nel tempio, con un segno di croce, fece cadere dai loro piedistalli gli idoli, mandandoli in frantumi sul pavimento. La stessa imperatrice Alessandra, in seguito a questi segni, si converte al cristianesimo e viene martirizzata. Perciò, per istanza dei ministri pagani, l'imperatore pronunciò la sentenza capitale e così Giorgio fu decapitato. Circa l'anno del martirio viene fissata la data del 284.
Thank you.
Grazie.
Nu uitați să dați like, să lăsați un comentariu și să distribuiți acest material video pe alte rețele sociale.